Un documento, gentilmente. Grande disponibilità da parte dei cittadini pugliesi nel sottoporsi ai controlli. In una regione con il 6,4% in più di persone vaccinate rispetto alla media nazionale, il Super Green Pass non è un problema. La gente nella stragrande maggioranza è contenta di vederci controllare quei pochi che saranno sanzionati, e ricordiamoci che comunque è una sanzione che nel minimo è di 400 euro. Le forze dell'ordine registrano qualche difficoltà solo nel far comprendere l'importanza di indossare la mascherina all'aperto nei luoghi a rischio assembramento. Puntiamo molto a far rispettare l'obbligo della mascherina anche all'aperto, perché nei luoghi in cui noi andiamo ad operare è evidente che è difficile mantenere il distanziamento. Sul fronte dei controlli del certificato verde, unico intoppo, solo qualche green pass di carta con il QR code un po' spiegazzato. Il problema è quando lo piegate che non lo legge quel lettore. Sì, l'avevo piegato per portarlo sempre insieme, e quindi altrimenti è troppo grande. Nei luoghi di controllo intensificati il Green Pass ci verrà chiesto più spesso. A chi non ha la possibilità di esibirlo sul cellulare, soprattutto anziani, le forze dell'ordine consigliano di plastificarlo. Anzi, opportuno portare sempre con sé un cartaceo plastificato, perché, e il consiglio in questo caso ai giovani, i cellulari si scaricano e a volte non funzionano. Qualche equivoco invece è sorto a causa della frase usata dai mezzi di comunicazione: Green Pass obbligatorio nei bar e ristoranti al chiuso. Nei bar si può entrare, non è che non si può entrare, è solamente ai tavoli che bisogna mostrare il Green Pass, perché la gente non ha capito molto bene quello che è stato detto.